Senta, segretario, un intervento piuttosto articolato, no? Partendo dalla risoluzione europea, dalla grave risoluzione europea che equipara il nazismo al comunismo, fino ai decreti sicurezza, quindi un focus nazionale importante, con una bella bacchettata anche al PD, direi, perché ha intaccato la vostra storia in qualche modo. Sì, è una delle tante iniziative, quella odierna, che il partito ha promosso nel nostro paese per denunciare quella che definiamo una vergognosa presa di posizione operata da tanti soggetti presenti nel Parlamento europeo, che finisce appunto con l'equiparare nazismo a comunismo. Significa negare la storia, non fare i conti con essa, significa di fatto lisciare il pelo alla parte peggiore che oggi registriamo in Europa. Mi riferisco in particolare a quei paesi che stanno facendo del nazionalismo, della propria identità, un elemento discriminante nei confronti degli altri paesi e degli altri popoli. Noi siamo consapevoli dell'apporto dei comunisti per la storia, della quale oggi in gran parte tutti quanti beneficiamo. Penso in particolare ai processi che hanno connotato la lotta di liberazione, l'affermazione della Costituzione, la crescita dei diritti politici, sociali, civili in questo Paese. Per questa ragione, appunto, consideriamo vergognosa quella scelta e ci dispiace, anche se purtroppo non è casuale, che a quella scelta abbiano concorso sostanzialmente tutti i parlamentari europei del Partito Democratico. Il che la dice lunga sul fatto che quel Partito Democratico nega una storia, è in una posizione di alternativa rispetto a quella storia. È una posizione che non ha nulla a che vedere quindi con il comunismo, con l'esperienza dei comunisti in Italia, ma finisce con non avere neppure nulla a che vedere con l'esperienza della sinistra. E non a caso quel Partito Democratico oggi fa davvero fatica ad annoverarsi tra i soggetti di sinistra. Noi andiamo avanti chiedendo innanzitutto che il Partito Democratico la smetta di pensare di essere in continuità con quella storia quando parla con tanta parte della sua base e poi su un altro piano fa delle scelte politiche che quella storia non solo la negano, ma addirittura la equiparano a quella del nazismo. Noi siamo in campo come partito assieme ad altri soggetti della sinistra di alternativa, di opposizione, stiamo lavorando per la massima unità d'azione possibile perché siamo convinti che oggi serva un'alternativa, che noi ovviamente non immaginiamo solo sul piano dell'alternativa di governo, ma vogliamo proiettare una dimensione più ampia, che è quella dell'alternativa di sistema. Ma oggi, assieme a quegli altri soggetti, siamo convinti della necessità di mettere in campo delle politiche che mettono in discussione le scelte che vengono fatte dal governo Conte, in ultimo, dall'Unione Europea, che si muovono ambedue sulla logica della cultura liberista, dell'austerità, con i guasti, i drammi che questa politica, quella cultura hanno prodotto e continuano a produrre. Le questioni di merito che noi solleviamo sono questioni di fondo che riguardano, ad esempio, la necessità di riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario. Parlano ad esempio della rimessa in campo del ruolo dello Stato come soggetto gestore, sia sul piano finanziario che sul piano più propriamente economico. Per questa ragione affrontiamo alcune questioni. L'ultima, drammatica, quella dell'ex Ilva. È necessario rinazionalizzare quell'esperienza come altre per poter dare appunto una prospettiva che non sia semplicemente quella di un progressivo impoverimento del paese, di un precipitare della condizione materiale dei lavoratori. Poniamo la necessità di rompere sul piano internazionale, ad esempio con la NATO, che è sempre più uno strumento di guerra. Siamo per mettere in discussione i decreti sicurezza che hanno caratterizzato anche qui una delle pagine peggiori della storia recente del nostro paese. Siamo per rimettere in campo un processo che guarda anche alla questione dell'immigrazione nei termini giusti, di un processo migratorio guidati, governati, ma volti alla integrazione. Abbiamo bisogno di rompere in sostanza la cultura politica che oggi è largamente presente in questo nostro paese. Anche per queste ragioni siamo e saremo in campo. Ecco, senta, sarete in campo, siete in campo dal 2016 con uno spirito completamente rinnovato, però c'è anche la questione alleanze se si vuole crescere.
Non c'è ombra di dubbio, noi siamo in campo perché siamo convinti della necessità di rimettere al centro una soggettività comunista, appunto, che tiene aperta la prospettiva di un'alternativa di sistema, mentre si propone di dare voce alle istanze del mondo del lavoro, dei ceti popolari, che il venir meno di quella presenza di fatto ha relegato alla marginalità. Ovviamente guardiamo all'alleanza, non a caso le proposte che sottolineavo sono il frutto di un'ampia relazione unitaria con tutte le sinistre di opposizione. Per noi la parola d'ordine oggi è unità nella diversità, unità d'azione, il che significa appunto fare una scelta di campo. La nostra scelta è quindi alternativa a quella del centro-sinistra, che vede come perno di fatto il Partito Democratico, e ovviamente è alternativa al centrodestra, contro il quale dobbiamo fare politiche in grado di sbarrare la strada, perché siamo di fronte a dei rigurgiti di destra che rimandano alle pagine peggiori della nostra recente storia come paese.